L'elettrosmog è l'inquinamento prodotto dalle onde elettromagnetiche. Elettrodotti, cellulari, antenne radio, sistemi wifi e tutti gli elettrodomestici che usiamo ogni giorno ci bombardano di frequenze. E per alcuni questa situazione è insopportabile. Puoi cominciare dicendo di che cosa sei ammalata, tutto non so. Però... Madonna, mal di testa. Mi dispiace, mi sento così deficiente quando... faccio così. Siccome ero una persona come voi, normale, cioè con qualche anno in più, ma molto normale, quando incominciano queste cose, quando la vita ti disarciona come un cavallo imbizzarrito, non è facile. Sono una persona che... cioè, ero una persona piuttosto discreta e adesso non lo sono assolutamente più, perché devo chiedere a tutte le persone intorno a me di spegnere i cellulari, togliersi ogni cosa possa darmi fastidio. Ti ritiri, ti devi ritirare, perché la gente non può capire. Io ho notato che in un determinato posto della casa non potevo più stare. Mi spostavo. Dopo qualche giorno non potevo più stare in tutta la stanza. Dopo altri giorni non potevo più dormire. Oltre ai tumori, ecco di cosa potrebbero essere responsabili le onde elettromagnetiche, l'elettrosensibilità. A conoscerla sono ancora in pochi e gli stessi medici non sono in grado di fornire una cura adeguata. Dunque a qualcosa che non si vede, non si può toccare, non si può avvertire con nessuno dei nostri sensi, quando non si è affetti, la gente non ci crede. Questa malattia costringe assolutamente a ritirarsi da ogni vita sociale, cinema, teatro, opera, tutto quello che era possibile prima non è più possibile. Alla fine dormivo nel bagno, un piccolo bagno su un materassino di fortuna, finché non è bastato neanche più questo e ho dovuto dormire in macchina e passando le giornate al mare, perché andando nell'acqua, nuotando sott'acqua, stavo meglio, perché scarica. E riferito tutto questo al neurologo, mi sono sentita dire che una malattia del genere non esisteva, che sicuramente avevo semplicemente bisogno di qualche tranquillante, mi ha fatto una lista così di tranquillanti, che siamo considerati un effetto collaterale di una tecnologia moderna. I sintomi della mia elettrosensibilità sono un repentino rialzo della mia pressione, grandi vertigini, nausea, dolori nella spina dorsale, senso di agitazione e quando mi avvicino molto ad un ripetitore di una certa potenza, problemi respiratori. Non posso più viaggiare in aereo, in autobus, in treno. Io, pur avendo sempre guidato, divento un pericolo per me e per gli altri quando sono esposta a delle onde radio di una certa entità. Ma come è venuto il sospetto che l'elettrosmog sia dannoso? Al CNR di Bologna, il dottor Fiorenzo Marinelli ha osservato come reagiscono le nostre cellule alle radiazioni. Bastano poche ore di esposizione per rallentare la riparazione del DNA e aumentare la diffusione di cellule malate. Questi risultati non sono certo rassicuranti. Ci sono molti risultati che riguardano gli studi fatti sugli individui, sulle persone esposte. È possibile che per l'esposizione a campi elettromagnetici alcune cellule si trasformino in cellule tumorali. L'esposizione cronica, quindi di lungo periodo, a campi elettromagnetici di bassa frequenza fa aumentare in maniera significativa il rischio di ammalarsi di leucemia per le persone esposte, per i bambini esposti. È evidente che se l'evoluzione non ha previsto che fossimo esposti a questi campi elettromagnetici, siamo in una situazione di alterazione ambientale a cui gli organismi non riescono ad adattarsi. Marinelli non è l'unico a pensarla così.
Anche i 7500 ratti che, morando soffritti, ha esposto a radiazioni per tutta la loro vita, sembrano confermare questi sospetti. Nel 2011 abbiamo pubblicato i primi dati. L'incidenza dei tumori mammari maligni risultava essere doppia, e quindi significativa, rispetto agli animali trattati senza l'esposizione a campo magnetico. Se lei ha 1% di tumori causati dalla corrente elettrica, se lei fa l'1% di 7 miliardi di persone, raggiunge un numero di centinaia di migliaia di possibili vittime. Ma anche il cellulare, a cui nessuno oggi riuscirebbe a rinunciare, rischia di trasformarsi in una potenziale minaccia. È abbastanza assurdo che noi siamo protetti dall'esposizione dalle antenne telefoniche con un limite di 6 volt per metro, mentre invece si permette al telefono cellulare di emettere decine e decine di volt per metro. A mio avviso il telefono cellulare non va usato. Io mi aspetterei che magari il ministro dell'industria voglia promuovere l'utilizzazione delle radiofrequenze, ma che il Ministero della Sanità dica: no, un momento, è possibile che tu mi faccia spendere più soldi nella cura delle persone piuttosto che l'utilità che dà l'utilizzazione delle radiofrequenze, per cui bisogna trovare un equilibrio, insomma, no? Se dopo 10 anni in persone adulte che hanno cominciato a usare il telefonino ad un'età adulta comincia a manifestarsi un aumento di questo tipo di rischio, cosa dobbiamo pensare che possa essere il futuro dei bambini? Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 3% della popolazione globale è già affetto da questa malattia. E con la crescente diffusione del cellulare, casi come quello di Dorotea rischiano di diventare ancora più frequenti. L'ipersensibilità è una patologia che è conosciuta da poco, anche perché i malati non la riconoscono facilmente. Ci sono 4 o 5 lavori pubblicati riguardo alla epidemiologia attorno alle antenne telefoniche, in cui si vede che la presenza di questi sintomi è 10 volte maggiore nel raggio di 250 metri dalle antenne telefoniche piuttosto che al di fuori di questo raggio. Abbandonati dalla medicina ufficiale, gli elettrosensibili si sono riuniti in associazioni in molti paesi d'Europa. Così anche in Italia, dove questa battaglia viene portata avanti da 15 anni da Paolo Orio, vicepresidente dell'organizzazione Elettrosensibili. Io ho dovuto abbandonare l'utilizzo del telefono cellulare, ma questo non è stato sufficiente, perché poi avvertivo le frequenze emesse da un portatile, le frequenze emesse da un sistema Wi-Fi. Riuscivo ad avvertire anche le frequenze emesse, per esempio, da un elettrodotto. Il mondo cambia radicalmente e drasticamente quando capisci che la fonte del tuo problema nasce appunto da quella tecnologia che dovrebbe essere al tuo servizio e che invece ti rema contro. Cosa significa vivere in queste condizioni? Un ritiro sociale forzato, lontano dalla famiglia e dagli amici. E per alcuni la situazione è ancora più drammatica. Quello che maggiormente colpisce una persona affetta da elettrosensibilità è il senso di smarrimento. Ci sono purtroppo elettrosensibili che vivono in mezzo alle foreste, piuttosto che il caso recente di due amiche francesi che vivono in una caverna. Purtroppo ci sono stati casi di elettrosensibili che sono venuti meno suicidandosi. Il dramma qual è? C'è una fascia di popolazione che non ha diritto a nulla, che sta male, che giunge al ritiro sociale, che vive da eremita, e noi siamo un problema. E i problemi per eliminarli li confini nella psicopatologia. Tu sei fuori di testa, sei schizofrenico. Ma questi sintomi sono reali o frutto di un condizionamento psicologico? Alcuni test di provocazione hanno cercato di dare una risposta a questa domanda. Questi studi nel loro complesso non mostrano che ci sia una relazione causa-effetto. Spesso si osservava che queste persone provavano questi sintomi quando loro pensavano di essere esposte. Un'ipotesi potrebbe essere che magari ci sono i veri elettrosensibili e i finti elettrosensibili, cioè persone che veramente hanno un'ipersensibilità ai campi elettromagnetici e persone che sono solo convinte di averlo. Una grande preoccupazione per i campi elettromagnetici potrebbe fargli venire questo sintomo. Questo scetticismo riemerge anche per elettrodotti e basse frequenze.
e ad esserne portavoce è la Commissione Internazionale per la Protezione contro le Radiazioni Non Ionizzanti, o ICNIRP. L'ICNIRP non ha ignorato né ignora gli studi sugli effetti a lungo termine, ma quello che è sempre affermato è che non abbiamo nessuna prova scientifica coerente e convincente che i campi elettromagnetici siano effettivamente causa di tumori. Le uniche indicazioni in qualche modo suggerite dalla ricerca, ripeto suggerite, sono quelle di un possibile ruolo nello sviluppo della leucemia infantile. Questo è un'associazione statistica, non è di per sé una prova, non significa che siano stati effettivamente i campi magnetici a provocare questi aumenti di tumori. Ora, con 19.000 studi, se anche uno studio su 100 indicasse grossi rischi, avremmo quasi 200 studi di questo genere. Ed è chiaro che facendo riferimento, appello, richiamando l'attenzione su quelli, si può arrivare a conclusioni anche drammatiche. Su queste basi, l'ICNIRP ha stabilito 100 microtesla come limite di esposizione per la popolazione, mentre per i lavoratori è fissato a 1.000. Possono sembrare molto elevati, ma secondo Vecchia sono la migliore protezione possibile. L'ICNIRP, in quanto ente scientifico, può fissare dei limiti di esposizione per ciò che è noto scientificamente. Se vogliamo fissare limiti di esposizione o altre misure di cautela per quanto riguarda gli effetti a lungo termine, non è più responsabilità dell'ICNIRP, è responsabilità degli stati, delle autorità legislative. La valutazione del rischio ci deve dire, una volta che c'è l'effetto, a determinati livelli di esposizione, quale tipo di rischio inducono nelle persone. La gestione del rischio è una cosa completamente diversa, si deve basare sui risultati della valutazione del rischio, ma è il momento in cui si dice cosa fare. Io credo che la maggior parte dei ricercatori che si occupano dell'argomento non confondono i due piani. Quell'altro gruppo di ricercatori, anche loro, però, che fanno? Loro non vanno a prendere tutti gli studi esistenti, vanno proprio a selezionare gli studi che mostrano l'effetto. Ma secondo il professor Angelo Gino Levis, il vero problema è un altro. Gli studi dell'ICNIRP sarebbero finanziati dalle compagnie elettriche e telefoniche. In questo modo, i ricercatori sarebbero portati a sottolineare solamente i risultati negativi e a ignorare il principio di precauzione. In altre parole, conflitto di interessi. Esiste una letteratura indipendente, cioè finanziata da enti pubblici, che ha dimostrato l'esistenza di rischi reali, gravi, sia a breve che a lungo termine, contro una massa di letteratura sempre più ampia, o senza indicazioni della fonte di finanziamento, o con finanziamento da parte di chi è interessato ad avere un risultato tranquillizzante, cioè di non effetto pericoloso. Noi abbiamo identificato con i miei colleghi oltre 20 sistemi per ottenere un risultato apparentemente tranquillizzante. Abbiamo denunciato questo sistema, che è quello che ha portato la IARC a classificare come 2B, cioè come possibili cancerogeni, sia i campi a bassa frequenza, gli elettrodotti, sia i campi ad alta altissima frequenza, cioè i telefoni mobili, i radar, le emissioni satellitari. Che cosa vuol dire che c'è un conflitto di interessi? Cioè un'accusa? Perché è stato pagato dai compagni dei telefoni cellulari, hanno falsificato i dati, perché questo dovrebbe pensare. Cioè, a me questi discorsi mi sembrano molto logici. Ora, una persona che studia gli effetti dei campi elettromagnetici, secondo voi è più probabile che gli possano finanziare dei progetti futuri dopo che ha fatto uno studio, se non trova nulla e quindi è come se avesse perso tempo, o se fa vedere che comunque qualcosa c'è? I decessi negli ultimi 6 mesi sono stati a memoria 4 o 5, tutti per casi di tumore. Abbiamo censito 75 famiglie, riscontrando circa 50 casi. Di questi, i casi di tumore sono 30, con 4 leucemie. Le malattie sono tumore al cervello, tumore all'intestino, ovaie, leucemie. Più ci si avvicina all'elettrodotto e più è rilevabile l'incidenza di queste malattie.